siamo in modalità Full HD, quindi risoluzione di 1920x1080 pixel. Adesso ho impostato il selettore sulla modalità manuale, dove quindi per scegliere tra foto e video è necessario switchare sullo schermo sull'apposita zona. In quest'area è possibile accedere anche, se impostato, allo zoom digitale. Infatti, finito il 10x di zoom, che comunque è sicuramente buono e già sufficiente per la maggior parte delle occasioni, è disponibile anche la possibilità di scegliere tra un 40x o un 200x di zoom digitale. Questo è lo zoom digitale, 40x. Come noto, ovviamente lo zoom digitale va a far perdere, a rovinare la definizione delle immagini, quindi per quanto mi riguarda ha un'utilità limitata, soprattutto il 200x. In ogni caso è presente. Durante la registrazione, premendo il pulsante foto, anche nella modalità manuale, è comunque possibile fare delle foto. Tenendo presente che sia per le foto che per i video è possibile scegliere la modalità di registrazione, cioè dove registrare foto e video separatamente. Quindi io posso scegliere di registrare video sulla memoria SD, su una delle due memorie SD ad esempio, e le foto sulla memoria interna oppure sull'SD. Questo in modo totalmente indipendente e è assolutamente utile, anche perché se ci si trova magari ad utilizzare una memoria non particolarmente veloce, quindi di classe magari classe 4, che è data come minimo per la modalità Full HD, ed in questo caso stiamo apposta usando una classe 4 da soltanto 2 giga, abbastanza quindi anche datata, è possibile non appesantirla troppo salvando le foto sulla memoria interna o sull'altra SD durante la registrazione.